Si rende necessario tagliare i quattro angoli del tettuccio. Lo apriamo così abbiamo più spazio per poter districare la persona che sta all'interno. A volte questa persona ci sono dei traumi particolari. No, questo è l'ultimo. Sì, adesso vi facciamo vedere proprio come togliamo il tetto da questa. Guardate, adesso togliamo addirittura il tetto, togliamo del tutto. Guardate. Ci possono essere anche 3, 4, 5 persone e quando una macchina si ribalta più volte, si gira su di sé più volte, quello che è all'interno dell'abitacolo è impressionante, perché veramente troviamo dei casi particolari con delle conseguenze abbastanza tragiche. Vedete, i colleghi stanno tagliando. Vedete ragazzi, quindi quello che vi dicevo io prima, un SMS da leggere durante la guida non vale la pena, perché le conseguenze fisiche di un incidente stradale possono essere irreversibili. Sedie a rotelle, non succede niente, non ti preoccupare. Uno può rimanere invalido per sempre, menomazione agli arti inferiori e superiori, cose gravissime, e si possono provocare danni anche ad altre persone, quindi bisogna stare molto molto attenti. Ragazzi, guardate, adesso abbiamo tagliato tutti i pezzi e la squadra adesso toglie il tettuccio dal... Avete visto? E quindi adesso ragazzi abbiamo liberato l'autovettura e possiamo estrarre le persone sia dalla parte posteriore che quelle che sono dalla parte anteriore. Abbiamo più spazio per poter intervenire. Una volta che le prendiamo le affidiamo al Servizio Sanitario Nazionale, al 118, per essere trasportate al più vicino ospedale. Ovviamente a volte si richiedono opere di stabilizzazione dei feriti, durante le operazioni si richiedono opere di intervento se uno ha dei tagli particolari di sutura, di tamponamento, tutte quelle accorgimenti per poter salvare la vita alle persone che rimangono coinvolte. Quindi noi speriamo sempre di non dover intervenire, però gli incidenti stradali ricoprono almeno il 30% dei nostri interventi che effettuiamo durante un anno. Un appello per questa manifestazione. È un appello, sicure, i dati sono disastrosi,
cioè, siamo ritornati ai problemi di morti, feriti, pre-pandemia. Occorre fare molta educazione stradale, ecco come abbiamo fatto ieri al liceo scientifico di Atribalda, collegato con Altavilla e con Solofra, perché ci vuole cultura della sicurezza, si muore per comportamenti sbagliati alla guida, questa è la cosa importante, quindi strade buone, strade migliori, macchine che sappiano proteggere meglio gli occupanti, ma su questo hanno già fatto molto le autovetture, ma occorrono conducenti più preparati e responsabili. Che classe sono? Terza. La terza? E questi occhiali servono a simulare l'effetto dell'alcol alla guida. Solo per quanto riguarda la vista, ovviamente, perché sennò vi dovrei far ubriacare per simulare proprio, e poi non sarebbe più una simulazione, sarebbe un effetto reale. Quindi che cosa vi chiedo? Dovete indossare gli occhiali e percorrere semplicemente a piedi questo percorso. E vi renderete conto di quello che provoca alla vista l'alcol. Ok? Mi raccomando, cerca di non andare. Stai andando alla grande. Stai andando veramente alla grande. Ah, battiamo qui. Aspetta. I segnali stradali li conosci? Diciamo, sarebbe opportuno. Calmo, calmo. Ci sei Antonio, ci sei chiuso. Dopo una cosa del genere, diciamo, perché sei andato fuori pista più volte, hai ammazzato pedoni, animali, non hai fatto lo stop, tutte queste cose qua. Okay. Facciamo l'assurda ipotesi che sei riuscito a tornare a casa. Sì. Adesso devi aprire la porta, io ti do le chiavi. Questa è la serratura e tu devi aprire la porta. Te l'ho data già nel verso giusto, non hai fiducia. Non entra. No, ti assicuro che entra. Non entra. Entra. Ah, ecco. Entra. Sì, entra. Okay. Facciamo un applauso, ragazzi. Grazie, grazie. Proviamoci, dai. Aspetta, non è che se fai forza. Ok. Ok, va bene. Ma io è imprendibile. Allora, salva Diego. Sei arrivata a casa. Ma come treno? A posto. Hai visto com'è difficile? Ma no, lo voglio fare io, lui. Antonio. Palla. Palla. È possibile prendere la palla, vai. Come lo devo fare? Oddio, ma ci siamo mezzi. Lo posso fare? Vai a casa.
difficile pure bere. No? Tu la porta non è che la tieni in mano però, dovresti fare solo così. Bravo. Guardami, balla. Comunicazione centrale, di qua si accendono i lampeggianti e di dietro alza. Ok. Ma che ci faccio? Quattro peggio.